Torna l'informazione delle assemblee di Dio in Italia. Questo è il notiziario ADI. Un saluto dalla redazione e dal Dipartimento Media Radio TV che vi presenta questa edizione del nostro giornale. Il servizio di apertura di questa edizione si occupa del seminario tenutosi presso il centro CADES di Melazzo in provincia di Alessandria. Buon ascolto con il notiziario ADI. Una giornata di benedizioni per mente e cuore, quella svoltasi il 2 dicembre scorso a Melazzo, Alessandria, presso il centro CADES delle Chiese Cristiane Evangeliche ADI. Quasi 300 gli iscritti per il 13° seminario dal titolo «Dalle leggi della chimica a quelle dello spirito», dove il pastore Giuseppe Crapanzano, nuovo presidente del CDA del Centro CADES e segretario del Comitato di Zona Italia Nord-Ovest, ha salutato i presenti. A seguire il fratello Stefano Mammi, professore e direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova, ha presentato il funzionamento del complicato meccanismo mentale delle dipendenze, causate sia da sostanze sia da comportamenti, ma ancora di più ha mostrato la straordinaria perfezione del nostro Creatore. La seconda parte della giornata è stata curata dal fratello Vito Spinella, psicologo e direttore del Centro CADES, con cui si è affrontato l'aspetto psicologico e sociale delle dipendenze, per poi arrivare ad illustrare il tema della riabilitazione personale, che prevede un percorso specifico che passa attraverso la liberazione divina per la fede in Gesù. Il culto pomeridiano ha visto la partecipazione del fratello Vincenzo Specchi, presidente onorario del Centro CADES e membro onorario del Consiglio Generale delle Chiese ADI. A lui è stata affidata la predicazione, tratta da Geremia capitolo 18. La preghiera di tutti è che Dio continui a chiamare operai preparati e consacrati per la preziosa attività del Centro CADES. E voltiamo pagina per occuparci delle attività del Dipartimento Missioni Interne delle Chiese ADI e del progetto denominato Andando Dunque. Seguiamo insieme. All'interno delle Chiese Cristiane Evangeliche ADI si sta sviluppando un progetto di evangelizzazione che è curato dal Dipartimento Missioni Interne, denominato Andando Dunque, per promuovere un'opera di incoraggiamento biblico a favore di tutti i credenti, a carattere locale, di zona e nazionale. Il tutto per aderire al grande mandato del Signore Gesù, annunciare l'Evangelo. Secondo le analisi del Dipartimento Missioni Interne, in Italia ci sono 258 comuni da raggiungere con più di 15.000 abitanti che sono ancora sprovvisti della testimonianza evangelica. Per raggiungere questi luoghi le Assemblee di Dio in Italia, col supporto del Dipartimento Media Radio TV, hanno prodotto l'app gratuita ADI DMRT, i cui vari contenuti offrono la possibilità di ascoltare musica cristiana, le meditazioni bibliche tratte dai culti delle varie comunità e testimonianza in video per incoraggiare la fede. Ma non solo. Il lavoro del Dipartimento Missioni Interne è inoltre volto a sensibilizzare e responsabilizzare le comunità locali ad adottare, per così dire, dei campi nuovi, luoghi senza testimonianza, dove poter giungere portando il messaggio di speranza in Cristo Gesù. C'è un urgente bisogno del Signore Gesù nella società di oggi e l'Italia, un grande paese composto di circa 8.000 comuni, è l'oggetto di preghiera del Consiglio Generale delle Chiese e del Dipartimento Missioni Interne. Il pensiero è rivolto ai 25 milioni di famiglie in cui l'intervento di Dio può cambiare i cuori, rendendoli liberi dalle catene del peccato. Passiamo in conclusione ad una notizia dagli esteri. Medio Oriente. In questo numero guardiamo alla condizione dei cristiani in Israele in questo difficile tempo del conflitto. Dallo scorso ottobre si è drammaticamente riacceso il conflitto israelo-palestinese. Il bilancio relativo alle vittime, agli ostaggi e ai dispersi ci spinge unicamente a pregare per quanti, in Israele e nel resto del mondo, vivono l'incubo della guerra. Secondo quanto riportato dagli operatori di Porte Aperte, nel sud della striscia di Gaza, in particolare, sono 18 le case di famiglie cristiane completamente distrutte e 48 quelle danneggiate. La comunità cristiana locale conta circa 1.000 persone che attualmente hanno come riferimento e rifugio
due chiese presenti sul territorio, di cui una è stata colpita. Sono giorni veramente difficili. Tutti invocano un cessate il fuoco immediato, soprattutto per proteggere bambini, donne e anziani, le cui vite continuano ad essere sconvolte. Una riflessione abbastanza diffusa e condivisa è apparsa sui quotidiani all'indomani dell'escalation in Medio Oriente. Questo è un conflitto che di certo non nasce oggi, ma che affonda le radici in trascorsi storici, geopolitici e religiosi lunghi almeno un secolo. Un conflitto che non può ridursi allo sterile dibattito di chi siano i buoni e i cattivi e che anziché vedere eserciti schierati si possano considerare quanto drammatiche siano le conseguenze di lotte fratricide come quella riesplosa ad ottobre. Dalla redazione non ci sono altri aggiornamenti, pertanto ci salutiamo. Questa edizione del nostro giornale è già disponibile in podcast su Spreaker.com, mentre potrete usare i nostri profili social, sia Facebook che YouTube, per condividere questa e le altre edizioni del notiziario ADI. Ricordate di scaricare l'app gratuita ADI DMRT dai principali App Store. Altri contenuti sono disponibili al sito web www.assembleedidio.org. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento al prossimo numero del notiziario ADI. L'attualità della parola di Dio nelle notizie di tutti i giorni.